E di Bandiera stamani si riunisce il Consiglio Comunale. All'ordine del giorno avete due punti molto delicati come le vertenze di Aligroup e di Nova Musa. Sì, un Consiglio Comunale che scaturisce proprio dalla richiesta di tanti lavoratori delle due aziende che hanno voluto avere come interlocutore il Consiglio Comunale affinché questo facesse opera di giusto attenzione, monitoraggio e pressing nei confronti del governo regionale per dare una possibilità di conclusione utile e positiva di queste due vertenze che se naufragassero porterebbero alla perdita di 150 posti di lavoro nella nostra città. Voi capite che tanti piccoli drammi familiari messi assieme e creerebbero un danno all'economia siracusana già in ginocchio. Di questo il Consiglio Comunale si è fatto carico volentieri convocando questa seduta alla presenza dei deputati regionali tutti della provincia e delle forze sindacali e pare che qualche spiraglio si stia già intravedendo, perché per quanto riguarda Nova Musa la regione potrebbe tornare indietro sui propri passi e quindi affidare al nuovo soggetto privato che si è aggiudicato la gestione dei siti. Ricordo peraltro che in questo periodo di transizione qualche cattiva figura la nostra città ha fatto nei confronti di comitivi turisti che hanno trovato questi siti chiusi proprio perché le biglietterie non erano perfettamente gestite. E per quanto riguarda Aligroup c'è grande interesse di un grosso operatore multinazionale e privato che si prenderebbe in carico la quasi totalità dei lavoratori, si verificherà se potranno essere presi tutti in carico. Capite che il momento è particolarmente importante e che nei prossimi giorni ci saranno risposte, speriamo la conclusione positiva e bonaria di queste due vicende. Martina Fontana, portavoce per Nova Musa. Oggi in Consiglio Comunale, oltre ad Aligroup, si parlerà anche della vostra vertenza. Cosa vi aspettate? Noi ci aspettiamo una maggiore visibilità, quello che cerchiamo già da quasi un mese, una visibilità che è stata cercata sia a livello appunto comunale che a livello regionale. Ci aspettiamo soprattutto delle risposte, perché ci sono tantissimi appunto lavoratori che al giorno d'oggi, non prendono uno stipendio e che hanno appunto bisogno, come tutti, dello stipendio per portare avanti quelle che sono le esigenze di una vita quotidiana. Di conseguenza noi chiediamo a livello comunale e a livello appunto regionale, è stata fatta un'audizione in quinta commissione l'8 gennaio, è stata portata avanti una mozione dalla quinta commissione che dovrebbe poi finire nelle mani del governo, un governo che ad oggi comunque ancora tarda a darci delle risposte concrete.